Buonasera, oggi 2011, 20 agosto precisamente, ci troviamo nel centro di Formia, Maranola, contrada di Formia. Abbiamo davanti alla videocamera il regista di uno spettacolo teatrale. Ci dice qualcosa lei, come si chiama e che cosa vuole rappresentare questa serata? E in occasione di che? Sono Cosmo di Mille. Questa serata è stata organizzata per commemorare un artista di Formia che si chiama Simona Treglia nel decennale della sua scomparsa. Abbiamo pensato di creare intorno a questa data due eventi. Uno è quello di stasera, che è la Lampada di Aladino, rappresentata dalla Compagnia sulle Nuvole, e un altro domani è una sfilata di moda, visto che la scomparsa era una stilista, e di musica con gli Etnosonica. Per lo spettacolo di stasera il pubblico sarà proiettato in un ambiente orientale. È la famosa favola musical della Lampada di Aladino, e è per tutti i gusti, è pieno di personaggi orientali ed ha un messaggio di solidarietà molto interessante. Gli attori sono 43, 10 sono le ballerine, c'è il maestro Olivieri dal vivo, suona le canzoni dei cantanti Damiano Di Santo e Desiree Palumbo. Vi auguriamo buon divertimento. Ecco, questa è la locandina. E appunto il castello racconta questo termine, questo titolo. Intorno al castello ogni anno si fa... Ruotano tante attività. Si fa tante attività. In particolare c'è un appuntamento annuale, sempre in commemorazione di quest'artista. E spesso la Compagnia delle Nuvole viene invitata a rappresentare un evento. E siamo già alla quarta volta che interveniamo per rappresentare vari pezzi scelti a volte nel Medioevo formiano, a volte come quest'anno nell'Oriente di Marco Polo. E gli attori provengono da varie località o sono diciamo nativi di Marano? Tutta la compagnia è una fusione che proviene da tante parti. La maggior parte sono autoctoni, però si avvalgono anche di attori che vengono dalla Sicilia, da Cassino, da Gaeta, da Formia, da Minturno. E facciamo un'attività annuale, teatrale, molto impegnativa, tutti uniti da una sola passione, quella del teatro. Bene, tante grazie e buon lavoro e buon divertimento per noi. Grazie.